Una buona mattinata e bentornati al nostro giornale. L'emergenza coronavirus in Italia finalmente, dopo una settimana di situazione critica, sono tornati a scendere i contagi. Per ora sono 963 rispetto ai 1210 di domenica. Tre regioni senza casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, mentre nei nuovi contagi il Lazio è la regione più colpita con 146, seguono Veneto, Campania, Emilia, Romagna e anche Lombardia. Per quanto concerne la situazione inerente il vaccino italiano, sono cominciati all'Istituto Spallanzani di Roma la sperimentazione con 67 pazienti. Di questi 45 sono risultati positivi al tampone e 4 necessitano di terapia intensiva. Sarà un elemento fondamentale per capire la sperimentazione del vaccino italiano. Per il governatore del Lazio, Zingaretti, potrebbe essere un brevetto tutto italiano se i risultati saranno positivi. Facciamo anche il punto della situazione adesso per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Puglia. Il bollettino della regione dice che i casi sono ancora aumentati, arrivati a quota 46, ben 30 in provincia di Bari, 1671, 10 nell'Abate 415, 3 in provincia di Foggia, 1316, 2 in provincia di Lecce, 649, 1 nel Tarantino, 294. Domenica i casi erano stati 33, con un totale in regione di 5.070. La maggior parte dei nuovi casi, secondo le dichiarazioni dei diversi direttori generali delle ASL, provengono da persone che sono rientrate da Grecia, Malta, Spagna e Croazia ed anche in alcune strutture ospedaliere della regione. Intanto, per quanto concerne la situazione legata all'emergenza in Regione Puglia, va anche dichiarato che dal Policlinico di Bari mettono in evidenza come al momento la situazione è gestibile su tutto il territorio regionale rispetto a quanto avvenuto a marzo. E parliamo adesso della convention repubblicana, standing ovation per il presidente Donald Trump a Charlotte, sede dell'evento che il partito ha candidato ufficialmente per le prossime presidenziali. È la più importante elezione di sempre, ha detto Trump. Nel 2016 i democratici ci hanno spiati, ora vogliono rubarci il voto. 10 milioni di posti di lavoro in 10 mesi, ha promesso Trump. Poi l'annuncio più eclatante che dice: andremo su Marte. Inoltre, ci lasceremo alle spalle la piaga che arriva dalla Cina. Avremo presto un vaccino e una economia record nel 2021. La cronaca adesso: fallito assalto a un furgone portavalori sulla A16 Bari-Napoli, ma per questa volta il colpo non riesce. Il servizio. Fallito assalto ad un blindato la scorsa notte sulla autostrada A16 Bari-Napoli vicino al casello di Cerignola. Secondo quanto si è appreso da fonti interne della polizia, i banditi avevano pensato di dare alle fiamme un'auto sulla carreggiata con l'intento di bloccare la circolazione, così come era avvenuto in altra precedente occasione, ma questa volta è scattato l'allarme e una pattuglia della polizia si è immediatamente recata sul luogo del fallito assalto, dove hanno trovato un autogrill ed un trattore. C'è riservo degli investigatori sul blindato che sarebbe dovuto transitare in quel tratto di autostrada che già in passato è stato teatro di assalti da parte di bande criminali senza scrupoli. Ed eccoci allo sport, il calcio partirà e la seconda parte della preparazione dell'Audace Cerignola il prossimo 27 agosto nel ritiro di Palena, ormai da qualche anno meta nella seconda parte di questo campionato, prima dell'apertura che sarà in programma per metà settembre del torneo. Abbiamo ascoltato come vive questi primi giorni insieme ai nuovi compagni il nuovo difensore della formazione gialloblu Enrico Silletti.
Diciamo, ho scelto l'Audace perché è una società seria con, diciamo, un progetto ambizioso. Sono anni che, diciamo, milita nel campionato di Serie D e ben figura, quindi è stato facile per me fare questa scelta. Molto bene, molto bene. È un gruppo molto carico, voglioso di migliorare giorno dopo giorno. Quindi, se i prospetti sono questi, non si può che sperar bene. Ed è tutto per questa edizione del mattino di World News 24. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale è come sempre stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito e a tutti una buona mattinata.